7 calci e pugni. Ad un certo punto è saltata fuori anche una stampella per colpire gli avversari. Insomma, una vera e propria maxi rissa tra giovanissimi, quella che si è accesa ieri pomeriggio, poco prima delle 18, nella centralissima piazza San Francesco ad Arezzo. Il gruppo di giovani infatti è arrivato nel centro storico aretino prima dell'orario di chiusura dei locali con l'intento di consumare un ultimo drink. In evidente stato alterato io mi sono rifiutato di somministrargli da bere e poi è successo quello che è successo. Sono usciti, hanno cominciato a infastidire clienti e passanti e poi è scoppiata, non so come, ma è scoppiata la scintilla che ha dato il là al tafferuglio. E così si è accesa, complice probabilmente il troppo alcol in corpo, prima una furibonda lite e poi una vera e propria rissa. Facciandomi qui dal locale ho visto il tafferuglio, e ho visto una stampella in aria, quello sì, però poi non ho visto altro, ecco. Però ecco, non posso dire che non si sono picchiati, si sono picchiati anche forti. I giovani hanno così creato attimi di panico in piazza San Francesco, prima della fuga all'arrivo delle forze dell'ordine. Sono sceso giù, visto che c'era un po' di pattuglie della polizia, che stavano ragazzetti che probabilmente avevano fatto della confusione. Alcuni dei giovani sono scappati in via Cavour, ma il gruppo più consistente ha tentato la fuga in via Cesalpino, dove i militari hanno fermato 4 ragazzi, 2 aretini incensurati, un kosovaro e un magrebino con qualche precedente penale. Hanno tutti attorno ai 20 anni e sono residenti a Pieve Santo Stefano. I 4 sono stati arrestati e adesso dovranno rispondere del reato di rissa aggravata. Per loro inoltre è scattata la sanzione per le norme anti-Covid e il foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo per 3 anni. Sono infine ancora in corso ulteriori indagini per identificare gli altri coinvolti nella rissa.